ragazzi. Allora, mi sono appena lavato la faccia, lavato i denti, andato in bagno qui in questo autogrill, quest'area di servizio qui in Francia, che non ricordo nemmeno il nome. Comunque sono dopo Parigi. Ora mi mancano circa forse un'ora e mezza da Parigi. Sto per partire, sono le 3:15, sto per partire. Ora vado a prendere il camion, lo accendiamo, lo facciamo riscaldare e partiamo. E vi racconto questa giornata. Oggi è giovedì. No, oggi è, che giorno è oggi? Ma come sono io? Aspetta, ve lo dico. Allora ragazzi, torniamo a noi. Sono le 2:48. Abbiamo acceso il camion. Ah ragazzi, oggi è giovedì 20 luglio, scusate ma a quest'ora di notte. Allora ragazzi, partiamo. Dopo 12 ore di pausa possiamo partire. Ah, dicevo, dimenticavo, qua fa freddo proprio. Ci sono 15 gradi, fa freddo proprio. Le 2:57, se spengo la luce non si vede niente, quindi giusto per farvi vedere che usciamo da questo. Ben ritrovati. Allora, io sono sull'A6 adesso, sono le 5:18 e devo fare gasolio perché c'ho mezzo pieno, ma sono bello carico, quindi è opportuno fare gasolio qui alla Shell, visto che c'ho la carta. Faccio gasolio avanti, mi sa che non ce ne sono più Shell, oppure non sono sicuro se c'è o meno, quindi è meglio che la faccio ora, così mi tolgo il pensiero. E poi ragazzi, vediamo se riesco a come si chiama, a prendermi un cappuccino, visto che qua caffè non se ne parla, non se ne parla. Una cosa è pure chiusa, questo è pure un autogrill, lo vediamo. Vabbè, intanto faccio gasolio, dai. Allora, abbiamo fatto gasolio, abbiamo fatto 390 litri, in più non andava. Non mi fermo a fare, come si chiama, colazione, vabbè, colazione, il cappuccino, perché preferisco riprendere, tanto ho alla pausa,
fatto comunque 15 minuti di pausa, così tra 2 ore mi fermo, faccio un'altra mezz'ora e là facciamo colazione, dai, riprendiamo. Allora, mi sono fermato, sono le 7:37. Si vede un cazzo, si vede, sto solo dal cazzo. Devo far vedere. Mi sono fermato qui. Aspetto ciabaglianti, vabbè, lasciamo stare. Comunque, ecco qua, 4 ore e 25. Vabbè, siamo in pausa. Così. Ci facciamo la mezz'ora di pausa e ripartiamo. E vediamo di andarci a prendere a fare una colazione, visto che qua c'è la brioche e poi c'è pure scritto caffetteria. E poi vi dico quello che vi dovevo dire. Beh, ragazzi, mi è andata bene, dai. Ragazzi, era veramente, veramente buono questa. Soprattutto il cornetto, non ci crederete, ma me ne sono fatti 2. Veramente, era spettacolare. Spettacolare! Me ne sono fatti 2. Eppure il cappuccino non è veramente male. Allora, cosa vi voglio dire, cosa vi volevo dire? Volevo parlare dei blocchi autostradali in Italia. Allora, ragazzi, eccomi qua. Mi sono fermato alle 8, però sono le 12:07. Purtroppo ho dovuto tardare questa spiegazione che vi ho annunciato, perché tra una telefonata, il traffico che c'è anche qui in Francia, visto che siamo a luglio, siamo quasi a fine luglio, oggi è 20 luglio, eppure qui ci sono i turisti che vanno in vacanza. Però qua in Francia, e se che io sappia, ecco, se poi c'è, dico delle baggianate, qualcuno mi può smentire, può farlo tranquillamente, me lo faccio sapere. Dicevo, qui in Francia invece non ci sono i blocchi stradali che ci sono in Italia e che è oggetto di questo video. Allora, io sono alle 12:08, mi manca, ecco qui c'è il cartello che voi non vedete, comunque al tunnel del Fréjus mancano 67 km, sono sulla A46 al chilometro 128.7, sono le 12:08, io ho 3 ore, allora 4 ore e mezza già me le sono fatte, mi sono fermato quell'autogrill dove ho gustato un buon cornetto, tant'è che me ne sono fatti 2, costava 3 euro, però mi piaceva, avevo fame, me ne sono fatti 2 con un cappuccino che era discreto, e ho quindi 4 ore e mezza già me ne sono fatte, forse 4 ore e 20, ora non ricordo, e sono a 3 ore e 56 dall'altro turno, quindi tra mezz'ora, anche meno, mi devo fermare. Ho visto prima che l'altro autogrill a 3 ore e 45 era 56 km, quindi penso di arrivare, spero di arrivare per fare la pausa dei 45 minuti. Poi devo fare 10 ore, devo fare la decima ora, perché voglio entrare in Italia in modo tale, soprattutto per comprare le sigarette. Le ho terminate, scherzo, comunque le ho terminate. Siccome qui in Francia costano il doppio, se non il triplo, quindi vorrei farle arrivare in Italia per poterle comprare le sigarette e almeno poter fumare. Questo è un vizio che ho, però purtroppo, ragazzi, che ci devo fare. Comunque, devo fare la decima ora in modo tale che
possa entrare in Italia. Poi domani ho due scarichi di questa merce che ho caricato al nord, estremo nord dalla Francia, a Le Havre, quasi al, se non quasi, forse proprio è sull'oceano Le Havre, sul canale, sullo stretto della Manica, quindi siamo quasi, se alzavo, avevo un binocolo, guardavo l'Inghilterra. Quindi vorrei arrivare in Italia per fare questi due scarichi che sono vicini a Torino, uno è a Bra e l'altro è a Cuneo. Tra le due, tra i due scarichi sono neanche 70 km, quindi dovrei farcela. Ora, se tutto va bene, il primo scarico è alle 8, sono signori, non scaricano prima, ho già chiamato ieri, più tardi magari riprovo a chiamare sperando che possano cambiare idea e mi possano scaricare prima, altrimenti alle 8 devo scaricare, poi mettiamo il caso che alle 8 inizi, quindi alle 9 e mezza sperando che finisca, alle 10 sono l'altro scarico, un'altra mezz'ora abbondante, 40 minuti, mettiamo che alle 11 io parta di là. Poi mi è stato detto che devo caricare a La Spezia e poi finalmente posso tornare al parcheggio. È uno scarico che va fatto a Viggiano, però non vado a scaricare io, vado al parcheggio e poi se ne parla la settimana prossima, se no non lo so se devo scaricare io a Viggiano, non lo so, per a me non interessa. Quindi devo da Cuneo, per arrivare alla Spezia ci vogliono 3 ore, tenendo conto che io per arrivare alla Spezia devo passare da Genova e da Genova ci sono un bel po' di casini. Spero di arrivare quanto prima al carico, visto che so già dov'è, sono già stato, e là alle 4:30 chiude, quindi io dovrei arrivare prima delle 4:30, spero di arrivarci, credo di arrivarci, se tutto va bene alle 11, se parto alle 11, 3 ore, 11:12, 1 alle 2, alle 2 dovrei stare là. Poi là io in pratica mi dovrei caricare e già mettermi, finire e poi uscire dallo stabilimento e mettermi in pausa e aspettare, visto che domani c'è già il primo blocco dalle 4:30 o dalle 4, non lo so, non ricordo, comunque dalle 4:30 alle 10, a me non interessa quel blocco perché io starò già in pausa. Il problema è il blocco che c'è il sabato, ovvero dalle 8 alle 4, allora io non mi posso permettere di assorbirmi questo blocco fino alle 16 di sabato, altrimenti a che ora poi arrivo a casa? Quindi devo cercare di, secondo i calcoli che mi sono fatto, dalla Spezia al parcheggio sono più o meno 9 ore di guida, no? 9 ore di guida, in un turno me lo faccio, in due turni me lo faccio. Quindi se io partissi, allora se io arrivo alle 2 là, mi andrebbe benissimo, le 2, 9 ore di pausa, posso fare la 9 ore di pausa perché l'ho fatta solo una volta in questa settimana, visto che ne ho 3, posso farne un'altra. Quindi alle 2 mi metto in pausa. Mettiamo che lì, sì, alle 2 mi metto in pausa, alle 11 posso partire, quindi 9 ore, giusto giusto, così, ci arrivo al parcheggio. Quindi questi sono tutti i calcoli che io mi sono fatto ieri. Ho fatto ieri per evitare il blocco e dover stare sabato fermo al caldo, visto che c'è in Italia c'è il caldo, si brucia. Stare in un parcheggio buttato in un autogrill e aspettare che finisca il blocco alle 4. Quindi sono tutti i calcoli che mi sono fatto, calcoli che mi hanno portato poi a partire stanotte alle 3. Mi
sono fatto 12 ore di pausa, devo partire anche prima, alle 2, però visto che comunque domani alle 8 prima mi scaricano, io ho fatto il calcolo, più infatti sono in Italia, con 10 ore sono in Italia. Quindi sono tutti calcoli che uno bisogna farsi per evitare questo problema. Io purtroppo ho caricato in Francia, però non sono diretto al parcheggio, altrimenti dal blocco me ne strafregavo, visto che avevo altre 4 ore di tolleranza, di deroga, e sarei arrivato tranquillamente al parcheggio. Però mi tocca fare questi 2 scariche domani a Cuneo e a Bra, prima a Bra e poi a Cuneo, e fammi vedere, allora c'è un'area di parcheggio ora, però c'è un altro 17 km. Io ho 4 ore 03, posso benissimo allungarmi ancora, ma troppo, e sfruttare al minuto tutte le ore di guida che ho. Certo, non è bella sta cosa, però ecco, questo per farvi capire questa situazione che c'è in Italia, questi blocchi, che va bene la domenica, meno meno, però il sabato, adesso che c'è il sabato, anzi adesso c'è pure il venerdì, però il venerdì è dalle 4 alle 10 più o meno, non è un problema, perché tu alle 4 il venerdì comunque sei già in pausa, potresti già stare in pausa. Il blocco è il sabato dalle 8 la mattina fino alle 4 del pomeriggio, cioè, ma secondo loro un camionista può stare dalle 8 alle 4 in pausa sotto al sole con il caldo che sta facendo in Italia? Questa è una cosa che io non condivido. E leggevo un articolo di Cinzia Franchini, sì. Comunque quella signora che è presidente di una nota associazione di autisti, che faceva notare questa situazione. C'è uno, per far bene ai turisti che ci sono, quindi per farli viaggiare serenamente senza i rompipalle, tra virgolette, dei camion, mettono stop block, e quindi sono gli autisti che devono sobbarcarsi questi. Intanto sono 53 km al Frigius, quindi io in mezz'ora potrei essere lì. Ah, dimenticavo, ho visto ora su Google che c'è un incidente prima del tunnel e porta 16 minuti di ritardo. Quindi questa è un'altra situazione bella interessante. Speriamo che tra la pausa che devo fare di 45 minuti e il tempo poi di arrivare all'incidente sia risolto il problema, se no faccio dei chilometri a vuoto, piano, e mi vanno a decurtare quel chilometraggio che è tutto calcolato al centesimo. Ora io potrei arrivare, potrei entrare in Italia serenamente con un'ora, che un'ora è un troppo di strada che sto facendo. Vorrei, spero, di fare ancora un bel po' di strada per avvicinarmi a Bra, perlomeno arrivare all'autoparco di Susa, ma sarebbe perfetto, o perlomeno all'autogrill Gran Sasso, non lo so, quello che c'è dopo vabbè, venendo da Susa verso il Frigius, che c'è dopo, mentre dal Frigius a Susa quello che c'è prima. Almeno è un autogrill, anche se non è un problema, perché appena entri, passi il traforo, c'è subito un autogrill in Italia, quindi posso benissimo stare là. Però là è piccolino e non vorrei che poi domani mattina, quando mi sveglio e devo partire, trovo casini e non mi compromettono la fuoriuscita dall'autogrill. Invece arrivare all'autogrill oppure all'autoparco di Susa sarebbe perfetto, là è grande, non ci sono problemi, l'autoparco potrei anche mangiare. Vedi tutti sti calcoli che uno deve farsi per non restare fermo domani dalle 8 alle 16, dalle 8 alle 16. Io quindi, se tutto va bene, dovrei ripartire stanotte
no, dovresti partire domani, dopo le 10. Partiva alle 10, era perfetto. Però anche se parto un po' più tardi, non è un problema, sono 9 ore, mi dice Google. Però potrebbe, sono 700 km, in 9 ore ce la faccio. Se partissi alle 10 sarebbe perfetto. Se partissi alle 22 venerdì, potrei andarmene con calma, senza tirare troppo la corda. Devo caricare alla Spezia, dove ci sono stati dei sacchi. Sono dei sacconi, sacchi da 25 kg, quindi sono, è tutto il rimorchio pieno, quindi sono pesanti anche domani, quindi non è che posso spingere più di tanto la macchina, visto che in salita perde tantissimo, anche se questo Volvo è comunque una bomba in salita, non te ne confronti, spinge tantissimo. Comunque tutti i calcoli che uno deve farsi per evitare il blocco e stare sabato in un orario decente a casa. Poi la settimana prossima sicuramente non farò all'estero, perché arriverò alle 90 ore questa settimana, quindi mi fa fare una settimana di estero e una settimana in Italia. Questo lo dico perché con questo viaggio che ho fatto, questa è la seconda volta, già due settimane fa ho fatto lo stesso viaggio e vado lontanissimo, lontani sono 1800 km, poi mi per caricare carico ancora più su, quindi faccio altri chilometri. Questa volta sono andato ancora più su proprio di due settimane fa, due settimane fa andai a Lillebonne, questa settimana sono andato alle Havre, che è ancora più su. Vabbè dai, comunque ragazzi, era questo quello che vi volevo condividere, il mio pensiero di questo blocco che fanno in Italia, che veramente io non lo condivido. Apprezzo anche quello che ha detto Domenico Lizzi in un post, che comunque questi blocchi andrebbero come dire centellinati oppure programmati in determinati punti delle autostrade italiane, solo in alcuni tratti, magari c'è un bel po' di traffico di turisti, ma non in tutta Italia, perché secondo me in tutta Italia, in tutte le strade, solo per i mezzi superiori. Questa è veramente, secondo me, una grande stronzata, scusate il termine, perché fa pure caldo, come fai a stare dalle 8 alle 16 chiuso in una cabina? Vabbè, comunque ragazzi, siamo alle 12.22, sono 4 ore e 10, e mo al primo autogrill, al primo parcheggio mi fermo e facciamo i 45 minuti di pausa e poi a un'altra ora di guida ed entriamo in Italia. Vabbè ragazzi, buona giornata. Ragazzi, per la cronaca, mi sono fermato, sono riuscito a fermarmi a Gran Bosco Est, però c'è un problema. Allora, questa è la strisciata dal 20 fatta poco fa e ho guidato 10 ore e 01. Secondo voi per un minuto mi fanno del male?